Stai cercando crediti per FIFA 17 a basso prezzo e in maniera molto veloce? Allora parliamo la stessa lingua. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi il link e codice sconto qui sotto in descrizione. Ragazzi, ma quanto vi piace la carriera? E soprattutto quando andiamo a giocare partite così importanti come quella contro il Chaves in Europa League, quanto siete gasati? Tra l'altro sarà difficilissimo perché all'andata abbiamo perso 2-0. Portiamo Ante in panchina per queste partite che giocheremo senza il nostro Daniele. Vi lascio la sigla e ci vediamo subito con la partita di Europa League. Allora, dato che Piazza è stanco, io voglio provare a fare questa cosa qui, questa pazzia. Giocare con il trequartista, Berardi dietro Niang e Belotti. Lo so che ci giochiamo il tutto per tutto e quindi non si dovrebbero fare esperimenti, ma un centrocampo con Don Sasso, Sturaro e Nugri mi sembra veramente molto muscolare. E tra l'altro quei tre lì davanti mi piacciono veramente tanto. Oggi dobbiamo incrociare le dita e sperare che vada tutto secondo i nostri piani. Sono tesissimo, giochiamo in casa e non voglio uscire come ha fatto il Sassuolo nella realtà. Io voglio andare avanti, io voglio alzare ancora una volta questa coppa come ho fatto l'anno scorso con la Sampdoria. Ed è per questo che mi affido ai miei uomini migliori, ed è per questo che voglio sperimentare, ed è per questo che ho tirato addosso al mio giocatore. Niang si appoggia dentro per Berardi in posizione trequartista, la palla che ritorna, proprio un Bayern Niang che ha fatto un grandissimo gol insieme a Belotti l'altra volta. E poi messo giù Niang e si guadagna subito un fallo. Ho deciso di usare questi due attaccanti perché secondo me sono i due più in forma. Attenzione, la palla che viene messa dentro, Sturaro deve andare in pressing. Per noi è importantissimo non prendere gol perché sappiamo che gol fuori casa in caso di parità vale doppio. E Niang la mette dentro proprio per il gallo Belotti che la stoppa, si gira Belotti, prova il tiro subito Belotti. Don Sa chiede 1-2, Mbaye e Niang. Niang se la mette bene, poi dentro da Don Sa che può andare. Don Sa ancora lui deve aspettare però perché non c'è nessuno che si propone. Arriva Nyoguri, lo serve ancora una volta fuori da Niang e poi ancora dentro a Nyoguri, il tiro di Nyoguri, la parata del portiere. Ragazzi, siamo sul pezzo, ragazzi, la possiamo riconquistare, possiamo andare via. Dentro per Berardi, all'indietro c'è Nyoguri, ancora Nyoguri, chiede 1-2 Belotti che va, si fa piede perno all'avversario Belotti, la palla che è lì, Niang ancora non entra mai. Ragazzi, l'atteggiamento è quello giusto, però il pallone non vuole entrare, la recuperiamo noi, forse c'è un'ultima opportunità prima della fine del primo tempo. Belotti, attenzione, chiede l'1-2 Niang che si appoggia a Berardi, adesso Berardi può andare, dentro per Belotti in fiducia, fuori Nyoguri, dentro Kishna e c'è Sturaro e va dentro da Niang che adesso può partire, può scatenarsi in Bayern Niang. C'è anche Kishna appena entrato, serviamolo, sì, c'è Ricky, c'è Kishna, c'è Kakà, il tiro, il palo di Kishna. Sturaro la porta via, possiamo ripartire con Berardi, Niang tra le linee, attenzione perché Niang può fare il suo gioco. Dentro per Don Sa, Belotti si vuole staccare, ancora Don Sa, c'è una prateria per Kishna e allora noi lo serviamo, ancora Kishna, sempre Kishna, Kishna che vuole saltare, l'ultimo uomo, Kishna la mette dietro, no, non ci credo che rimpalli lì. Siamo sfortunatissimi fino adesso, ragazzi, sfortunatissimi. Ci meriteremo almeno l'1-0 e andrebbe comunque strettissimo. E l'1-0 però a noi non basta in questa partita, ce ne servono almeno due per andare a giocare i supplementari. Attenzione, non possiamo permetterci di prendere gol. E adesso c'è Belotti che vuole andare dentro da Kishna, che è il più fresco, anche quello con più idee probabilmente. Kishna, ancora lui, perseguita Kishna, ancora Kishna, sempre Kishna che in area si fa sgambettare e poi non cade. Mancano 20 minuti, manca pochissimo tempo. Devo assolutamente inventarmi qualcosa. Dentro Rashford, dentro Piazza, saltano tutti gli schemi, ma va bene così. Piazza la va a recuperare, poi c'è Niang, dentro per Kishna, di prima a cercare Belotti. E adesso loro sono in ultra, iper, mega difensiva. Allora noi dentro da Kishna, che in qualche modo la prende, c'è Belotti, la prende Rashford, è ancora lì Rashford, che va a pressare. Rashford, ti prego, prendila, 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 prendila. Se adesso facciamo un gol c'è ancora una speranza. Attenzione, Kishna, Kishna sempre lui, c'è Rashford che si propone, dentro per Rashford, Rashford, no. Rashford, allora tu non puoi sbagliarmi sempre questi gol, in tutta la carriera hai fatto pena, pena. Rashford dentro a Belotti, attenzione, si stacca Niang, lo serviamo, Niang in area, messo giù, messo giù, calcio di rigore non concesso, clamoroso. Questa cosa è clamorosa, era rigore grande come una casa, non ci voglio credere ragazzi. Attenzione, ancora Rashford, dentro per Kishna, Kishna, parata! Kishna dalla bandierina, ragazzi, non ci credo, non ci voglio credere. C'era un rigore clamoroso che non ci è stato assegnato. Caldara, ancora lui, Caldara, che vuole andare, sempre Caldara, ancora Caldara, sempre noi. Kishna, la mette in mezzo Kishna, e sul secondo palo c'è Piazza che non ci arriva. C'è allora Sturaro, dentro per Rashford, lo schifo umano. Attenzione, Caldara, largo da Kishna. Kishna, ancora Kishna, vuole rientrare, vuole saltarlo, non ce la può fare. Tantissima intensità, tantissime azioni, non è entrato un pallone, non ci hanno fatto entrare un pallone.
e ci hanno negato un rigore che era sacrosanto. Guardate, adesso andiamo a prendere anche gol perché sto giocando in ultra offensiva con 7 attaccanti. La mette dentro, niente da fare, allontaniamo in qualche modo, ci sono ancora loro, adesso ci sono solo loro. Finisce 1-0 per loro, non ci voglio credere. Non ci voglio credere, FIFA sei proprio un gioco di merda. Sei proprio un gioco del cazzo, fai cagare, fai schifo. Fammi entrare un cazzo di pallone, no, niente da fare assolutamente. Devono vincere loro. Finisce 3-0, il risultato totale tra andata e ritorno. Siamo fuori dall'Europa League. È finito il sogno europeo, anche per il Sassuolo. Assurdo. Assurdo veramente, veramente senza una logica. L'overone è sceso tantissimo, siamo a 74, fino a 2 giorni fa eravamo 87 e adesso c'è il Milan e siamo stanchi. Belotti è stanchissimo, le sta giocando tutte, mi tocca giocare con Rashford titolare e voi non avete un'idea di quanto mi dia fastidio questa cosa. Tra l'altro l'unica cosa magari positiva di tutto questo potrebbe essere il fatto che abbiamo speso tantissime energie per l'Europa League e comunque andavamo bene lì e male in campionato. Speriamo di fare il contrario adesso. Allora Rashford, questa è la tua partita. Devi dimostrarmi di essere un giocatore degno di questo nome, perché io ti ho preso con veramente tante aspettative. Ti ho fatto giocare a titolare subito, addirittura al posto di Niang. Ti ho fatto battere il rigore la prima giornata col Palermo. Il primo gol della carriera è proprio tuo. E poi non ne hai più fatti. Sei stato una merda umana, uno schifo atomico. Kishna, ripartiamo con lui, attenzione, perché si stacca Berardi. Che palla hai dato, Kishna? Sei il numero uno. Berardi, attenzione, porta vuota. Che uscita ha fatto il suo portiere? Non ci voglio credere. Siamo in vantaggio in una maniera assurda. Vedi che sei un gioco di merda? Vedi che sei un gioco di merda? Nella partita scorsa il portiere ha fatto i miracoli, ha salvato anche sua madre, ha salvato un gatto su un albero e adesso fai fare questa uscita Gabriel del Milan. Non ha senso, non ha senso. L'importante è che non abbia fatto con Rashford, perché tanto so che non ne può fare. Ecco, Zapata, fagli male, fagli male. Rashford, attenzione, c'è Berardi. Rashford lo serve, ha fatto la cosa più bella da quando è al Sassuolo. Ancora Berardi, in possesso della palla, disorienta l'avversario. Sempre Berardi, poi non cade, non si procura il rigore. Pellegrini, largo da Piazza. Piazza si appoggia al suo compagno Kishna. Kishna si appoggia a Rashford. Rashford ovviamente da una palla di merda la perdiamo. Dentro per Kishna, che stoppa una cannonata di Calabria. E poi Kishna ridà la stessa palla a Berardi, da cui è avvenuto il primo gol. Attenzione, Calabria, ancora dentro per Berardi. Che gran palla di Davidino Calabria. Per il nostro Mimmo, per il nostro capitano, per il nostro 10. Ancora Berardi, il tiro, il palo, il calcio d'angolo. Io mi sto chiedendo come sia possibile che Rashford in Ultimate Team sia uno dei giocatori più forti in assoluto. Tutte le volte che lo trovo mi fa gol contro. E invece nella carriera non riesce mai a fare niente, niente di niente, niente di niente. Pasalic mette una gran palla per Montolivo, onda! Che cosa ha fatto Montolivo? Che cosa ha fatto Montolivo? Una giocata velocissima che non è da lui. E poi che gol ha fatto Onda? Gran discesa di Bacca, vincono il rimpallo. Pasalic per Montolivo di prima così. E anche di prima Onda. Donnarumma non può farci niente, ha tirato un bolide. Dai Berardi, risollevaci, riaprila ancora una volta. Fai ancora gol, come sai fare te? Parca vacca, è uscita, paratona. Piazza, va da Kishna, Kishna la stoppa e la mette col suo mancino. Ancora Berardi a saltare. C'è il capitan Magnanelli da fuori che prende il fallo. Però c'è Kishna, regola il vantaggio. Ancora Kishna, 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 sempre Kishna, anche con un po' di fortuna. E poi dentro, da Mattiello, deve fare qualcosa. C'è Rashford, attenzione, incredibile. Ecco, sbagliato quella merda. Ragazzi, non crederete mai quello che sto per fare. Tolgo Rashford e metto il Mitra Matri. O peggio di Rashford, ti giuro, Mitra non puoi fare. Pasalic contro Magnanelli, passa Pasalic, attenzione, Montolivo tira, no, il gol da Montolivo no, ci ha già fatto l'assist, e no, ancora un danno! Attenzione, c'è Jack Bonaventura che in qualche modo entra e poi la mettiamo fuori. Dai ragazzi, ripartiamo in contropiede. C'è Lori Pellegrini che vuole spingere, che ci è mancato terribilmente in Europa League. La palla che è ancora qui, Berardi in qualche modo non riesce a prenderla. Però Matri fa la sua prima palla, la sua prima giocata. E poi la perdiamo. In qualche modo è partito anche Piazza e noi lo serviamo, che taglia dietro Abate. Ci arriva prima Piazza, più veloce di Abate in FIFA. Incredibile, Piazza dentro per il Mitra. Bruttissima palla però di Piazza, non ci può arrivare. Kishna recupera un pallone, mamma mia, d'oro. Date le sue condizioni psicofisiche, stanchissimo. Ancora Berardi, riesce a saltare. Chi è? Mati Fernandez. Lo riesce a saltare 2 volte. Ancora Berardi, sempre Berardi. Dentro per Kishna, Kishna per Matri. E c'è il gol del Mitra Matri. E c'è il gol del Mitra Matri. Non ci posso assolutamente credere. Non ci posso assolutamente credere. Rashford, Rashford, questi per te, Rashford. Torni a Manchester in un pacco. Quale sei?
Mamma mia, ma che gioco di Berardi! Dentro per Kishna, che si inventa una palla incredibile! Per il Mitra, che di prima il gol dell'ex e ci porta sul 2-1 e possiamo insultare tutti facendo così! Magnanelli che lotta come un leone, lo chiama un puma mica per niente, poi adesso lo possiamo mettere per Niang che non riesce a colpire, però non può ripartire il Milan adesso e infatti lo buttiamo giù e finisce e vinciamo 2-1 e ci rifacciamo subito dall'Europa League, il Mitra Matri, cioè il Mitra Matri e il Gallo Velotti. E poi c'è quell'uomo che si chiama Marcus Rashford che deve morire male. In questo momento questa è la classifica, ragazzi, siamo a un punto dal terzo posto che vorrebbe dire Champions League. Noi ci crediamo e facciamo anche la corsa sul Napoli che adesso andremo a incontrare in Coppa Italia. Prima di lasciarci però, come al solito, lo salutiamo l'ultimo like su Instagram. L'ultimo like è di Giorgio138, che è anche lo stemma della Juventus come immagine profilo. Ciao Giorgio, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se avete esultato con il Mitra Matri, cliccate sul pugno di pollice. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto. We'll be right back.